Ragazzi, sono Stulo e siamo nell'undicesimo episodio del Road to Rank Legend di Hearthstone. Inizierei senza indugi, senza perdere tempo, ad aprire il pacchetto che apro sempre prima di ogni video. Questa volta apriamo un Goblin contro Gnomi, tanto per variare un pochettino. Vediamo cosa troviamo. Allora. Sarà il pacchetto della leggenda? Una rara, normale. Pacchetto di merda, ovviamente, come sempre, non troviamo niente di buono. E quindi, in modo molto veloce, senza perdere ulteriore tempo, andrei con la prima partita classificata di oggi, sempre col nostro Facehunter. Ok, primo avversario contro un cacciatore. Sarà anche lui Facehunter di sicuro. Però noi non demordiamo e speriamo, attenzione, abbiamo anche in mano belle carte. Tessi tela, carte belle. E la vinciamo questa, la portiamo a casa. Non ho cambiata nessuna, cioè sono... Non evocherei subito il Tessitela, però preferirei evocare Infiltrato Worgen. Solo perché c'ha furtività. Soltanto per questa, perché ha uno in più di attacco. Non me lo può silenziare, però. Infatti non me lo silenzia. Quindi evocherei il Murloc e andrei in faccia. E basta, passiamo il turno. Cosa fa? Cosa fa? Niente di troppo forte. Provocazione. Beh, ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Andiamo sul culo o andiamo sulla sicurezza? Andiamo sulla sicurezza per adesso, anche perché non è ancora tempo di osare. E poi andiamo diretto con i nostri due servitori rimasti. Lui evoca ancora provocazione. Ancora provocazione. In più aumenta anche l'attacco. E mi va ancora in faccia? Aia. Adesso però lo contrasto io. Cioè, easy così. Bestia casuale sperando in... Non nel taunt, non nel taunt. E capita il taunt, ovviamente. E lui non lo attacco, però perché mi distruggerebbe tutti e due i servitori e quindi non va bene. Allora, è indeciso, non sa cosa fare. Decide di far diventare. Potenzia ancora ulteriormente la sua scimmia. Per distruggermi il taunt. Vammi diretto, ti prego, vammi diretto, vammi diretto, vammi diretto! E andiamo! E andiamo! Tutto distrutto! I due tessite, vai, giù con tutto, vai, vai che parte il comeback, dai! Lui evoca il ragno infestato e usa il potere eroe, penso che mi attacca diretto, ok, e finisce il turno. Un altro scienziato, allora io distruggerei in modo easy quello, perché mi dà principalmente grossi problemi, mi capita... Quello lì che non è male. Evoco questo qua che mi ha appena dato il tessitela e vado tutto diretto con i miei due servitori. Gli rimangono 12 HP e noi siamo sempre più vicini alla vittoria. È in crisi, attenzione, è in crisi, è in crisi. Evoca... Niente. Anzi, evoca... un segugio del nucleo. What? Perché? Vabbè, in ogni caso vinciamo noi. Dovrei riuscire a togliere. Se non gli tolgo 12 ho fatto un mega fail e perdiamo. Se gli tolgo 12 ho vinto. Fall! Ebbene sì, abbiamo vinto. Infliggo 5 più con il PIL, gli infliggo 2, gli rimango 2. HP e vinco molto molto easy. Prima vittoria di oggi, la portiamo a casa. Speriamo anche di ottenere la seconda subito dopo questa. Ovviamente dovremmo essere in feed
Infatti, ranchiamo al 19. Iniziamo subito con la seconda partita di oggi. Veloce, veloce. Il secondo avversario è uno stregone. Potrebbe avere carte molto potenti. Però bisogna vedere se le pesca. Qua le cambierei tutte tranne ragni spettrali. Ragni spettrali ancora. E vabbè, e vabbè, e vabbè, e vabbè. Non ci capitano le carte. E meno che adesso niente. Finiamo il turno. Attenzione, va di subito, usa subito la moneta. E vabbè, vaffanculo. Tutto adesso, cioè. Beh, ragno infestato. Non posso fare altro. Però poi abbiamo questa, no? Più un segreto. Interessante. Molto interessante. Infligge 3 danni al suo eroe. Andrei di segreto perché farei così. E così. Sembra sprecato, però è l'unico modo per costringerlo ad attaccarci diretto, perché abbiamo giù il segreto. Bravo, subisci 2 di danni, magari lancia giù un'altra carta, vaffanculo! Prendo tutto su proprio nel culo. Vediamo, dai, dai. Fai più niente, hai paura. Scienziato pazzo e ragno infestato, abbiamo cambeccato. Cosa abbiamo cambeccato? Cosa? Lui evoca il gufo, penso che mi silenzi. E infatti ha fatto bene. Speravo molto nello scienziato. Però vabbè. Tiriamo questo. Le tue bestie hanno più un attacco utile. Soprattutto perché ho i due cani. In più vabbè, il ragno che bestia. E vado in faccia con tutto quello che posso. Attenzione. Evoca un imp, si evoca tre imp. C'è il culo. Vabbè, teniamo duro, non molliamo, abbiamo l'arma, abbiamo il selettore con furtività. Possiamo usare pure il pin e andrei con tutto quello che ho addosso perché dobbiamo fargli più danno possibile. Metterlo con l'ansia, così è costretto a distruggerci i servitori. Rimane con 6 HP e il turno dopo abbiamo vinto, a meno che vince lui adesso. Perché abbiamo il servitore qua che non può distruggercelo. Abbiamo 3 di arma che fa 5 più 2 di pin e possiamo vincere. E possiamo vincere. Oh merda, non me l'aspettavo questa così. Sì, sei sul red. E abbiamo vinto anche questa. Ciao troppo forti, non ci ferma nessuno. Ne farei un'altra perché sono durate tutte pochissimo. Perfetto, direi che un'altra partita non riusciamo a farla perché i folletti si sono divertiti a non farmi fare la partita. Chiudiamo l'episodio con queste 2 vittorie. Io vi ringrazio per la visione, lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bye!